Ascolta, si parla spesso di anni di tribolazione, i rifugi di cui parla la Madonna. Puoi parlarci di questo? Il rifugio che propone la Madonna. Esattamente, sì. In tante persone mi hanno chiesto di questi rifugi e fanno bene perché se non fosse per i rifugi i cristiani morirebbero. Nel sesto sigillo dell'Apocalisse si parla dei potenti che si nasconderanno nelle rupi delle montagne durante la seconda venuta di Gesù perché avranno il terrore del ritorno di Cristo, del giudizio di Gesù. Guarda il caso, nelle isole Svalbard, isole con la presenza di montagne in Norvegia, hanno costruito un deposito e stanno depositando sementi naturali provenienti da tutto il mondo. Hai sentito? Conferma, beh, uno tra i primi finanziatori è Bill Gates. Sì. Che strano. Sempre un caso, eh. Coincidenza. I potenti stanno Tutte costruendo. le semenze, tutte, di ogni qualsiasi pianta, di qualsiasi frutto, sì. Sì, esatto, bravo. I potenti stanno costruendo rifugi nelle montagne, non solo lì, hanno depositato creazioni importanti, artistiche, anche musicali, tecnologiche. E ti leggo questo messaggio significativo. Carbonia, ottobre 2013. I potenti della Terra minacciano con il nucleare. Sarete i primi a piangere e penare, e sarà per voi la morte eterna. Fermatevi, o potenti della terra, fermatevi. I vostri rifugi saranno i primi che io Dio, farò saltare in aria. Parola di Dio. Quindi i rifugi dei potenti saranno distrutti. Succederà. Il rifugio in sé, quindi, non è un luogo fisico. È anche vero che i cristiani dovranno nascondersi nelle catacombe negli anni che verranno, nei sotterranei. È vero, però il rifugio di cui parla la Madonna è un'altra cosa. Ti leggo questi messaggi. Paratico, apparizioni, Brescia, 1999. I gruppi di preghiera, figli, sono dei pilastri che si innalzano verso il cielo, ricordatevi. Ed io appoggio quella rete che voi non vedete, ma quella rete trattiene le brutture, quella rete che trattiene il pericolo. Medjugorje, Bosnia, 1982. Voi avete dimenticato che con la preghiera e con il digiuno si possono allontanare anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. Trevignano Romano, aprile 2020, i miei rifugi sicuri saranno la preghiera, i sacrifici, quindi la preghiera, le penitenze e ciò che Dio ha già predisposto per voi. Carbonia, febbraio 2021, le case cresceranno e saranno tante e tutte avranno la presenza di Dio. In questi luoghi ci sarà la luce. Nulla mancherà. Dio provvederà a tutto, mentre nel resto della terra tutto verrà arso dal fuoco. Nei miei rifugi ricovererò i miei figli. I rifugi sono quindi quei luoghi dove si prega in comunità, il rosario, si pratica il Vangelo, si fanno opere di carità naturalmente. Si emana questa luce che forma dei pilastri, delle colonne di luce che trattengono le brutture. E le persone, io lo so benissimo, diranno sì, e questa luce, queste colonne non si vedono. Allora ti faccio un esempio di colonna di luce. Nel 1945, Seconda Guerra Mondiale, Hiroshima, famosa bomba atomica, esplode. Nel raggio di 1500 metri dal punto di esplosione, sono morte istantaneamente, carbonizzate tutte le persone e tutte le case sono crollate, devastate. A soli 800 metri una casa è rimasta in piedi.
In questa casa c'erano dei padri gesuiti. Hanno ricevuto questa onda d'urto della bomba e sono stati scaraventati in aria. Sono cascati per terra. Si sono rialzati, hanno visto la loro casa in piedi e le case tutto attorno che erano devastate. Le persone attorno a loro erano tutte morte, carbonizzate, sia per la strada che all'interno delle case. Loro non avevano graffi, tagli, botte e scottature, neanche le scottature. È stato un caso talmente eccezionale che sono stati analizzati da 200 dottori, medici giapponesi e americani. E hanno visto che non avevano radiazioni all'interno del corpo e col passare degli anni non hanno avuto malattie, non si ammalavano. Non hanno saputo dare spiegazioni gli stessi dottori. Questi padri gesuiti all'interno delle case pregavano il rosario tutti i giorni, facevano delle opere, quindi senza saperlo hanno creato un rifugio, una colonna di luce che li ha trattenuti da questa bomba. E dov'è, domanda, che si prega il rosario, che le persone si convertono, che praticano opere buone per i bisognosi? Nei luoghi di apparizione. Ti leggo il messaggio di Anguera, Brasile, settembre 2006. Sappiate che questo luogo sarà un rifugio, ecco, grandioso, perché molti, per molti fedeli, qui Dio realizzerà grandiosi prodigi. Il fatto che la Madonna appare in luoghi precisi, fa pregare il rosario, indica sicuramente che ci sta avvertendo, ma indica anche che sta preparando dei rifugi, delle colonne di luce, delle arche. Infatti in Apocalisse 12 si parla di una donna vestita di sole abbinata all'arca dell'alleanza, e lei stessa nei messaggi, o non ce li ho qui, comunque nei messaggi dice: io sono l'arca dell'alleanza, io sono la donna vestita di sole, proprio perché sta preparando questi rifugi, queste arche. Cioè, della serie, chi si convertirà, chi sarà buono, verrà salvato. Io dico sempre, chi mette in pratica, perché vedo, non voglio giudicare, voglio far capire soltanto il discorso, delle persone che magari pregano, però c'è il povero, lo zingaro fuori dalla chiesa e passano dritti. No, no, chi fa delle buone azioni, anch'io sono d'accordo con te, esatto. Non è solo il pregare, forse è solo il pregare, chi dimostra di essere buono dentro, certo. Bravissimo, sì.